La musica scelta dai ragazzi di questa generazione è il rap. Così tanto rap in Italia come oggi. Ci è voluto più tempo degli altri paesi europei e anche altri, forse perché è così distante dalla musica tradizionale italiana che prima di accettare i canoni, di avere dei testi controversi, un'immagine così forte, particolare. Guarda per esempio il caso del Primo Maggio. Nel 2013 Fibra è stato precensurato, no? Su preconcetti, canzoni, quando oggi nel 2018 il Primo Maggio non ha potuto fare a meno del rap, se vuoi, era stracolmo di rappresentanti. Questo è un po' il segnale del cambiamento. Internet senz'altro ha favorito questa distribuzione che per anni è stata difficile, molto difficile arrivare direttamente ai ragazzi. Quindi col successo di Apple Music, di Spotify, di tutte le piattaforme di streaming, effettivamente questo prima o poi ha dato i suoi risultati. Ecco. La musica scelta dai ragazzi di questa generazione è rap. Che la trap sia rap è innegabile, segue talmente tanti canoni del rap, però certo è un tipo di forma espressiva del rap differente. Scrivono molte più melodie, sempre in rima, però è diverso scrivere delle melodie rispetto a andare a tempo sui quattro quarti. Quindi già è chiaro che c'è una differenza, ma hanno ragione tutte e due, nel senso ha ragione sia Sfera Ebbasta, dice sì ma siamo una cosa diversa, sì effettivamente sono due cose un po' diverse, però l'origine è la stessa. È chiaro che nasce da un cambiamento ed è un cambiamento generazionale, quindi per forza ci devono essere delle differenze, perché i valori, ma anche la vita quotidiana dei ragazzi di oggi, già solo stupidamente per l'iPhone, è diversa da quella di 10 anni fa, no? Essendo il rap e la trap di moda, un sacco di ragazzi provano a fare rap senza avere nessun tipo di talento, quindi alla fine copiano determinati stilemi, per cui alcuni fanno solo nomi di brand, pensando così di essere abbastanza cool da poter far parte della scena trap, e magari spendono 12.000 euro di outfit per far parte della scena rap. Ecco, è ovvio che quando una cosa va di moda, poi prenda magari delle pieghe anche poco piacevoli, più che altro poco artistiche, semplicemente un'imitazione di quello che funziona. Il discorso delle donne nel rap effettivamente è un macro tema, è un argomento che viene fuori spesso, al di là che poi negli Stati Uniti comunque è sempre stata una percentuale più bassa. È vero adesso che Nicki Minaj, Princess Nokia, Cardi B raccolgono il successo di 1000 rapper da sole, loro tre, no? Però è anche vero questo, che il rap è un genere musicale che ha due caratteristiche fondamentali, la competizione e l'aggressività, e non sono esattamente due caratteristiche che ti vengono in mente per una donna. Se vedi infatti Cardi B e Nicki Minaj, che sono molto esplicite e aggressive, sono comunque appunto una minoranza all'interno. Di solito le donne scelgono più la forma canzone. Guarda per esempio Lemonade, il disco di Beyoncé, per me è sociale e politico tanto quanto Damn di Kendrick Lamar, però è cantato, quindi alle volte le donne si trovano più a loro agio con una forma apparentemente più morbida, pur dicendo cose importanti e forti e determinate come quelle dei ragazzi.